Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, come vedete a schermo, Kefka, a grande sorpresa, ha scavalcato tutti e ottiene Burst ed LD. Ebbene sì, sembrava... Allora, a dire la verità, sembrava quasi assurdo il fatto di pensare a Kefka come possibile candidato per la Burst. Secondo quelli che per l'appunto erano i file di gioco che erano stati toccati, tra virgolette, avevo visto che comunque o Seymour o Lightning potevano essere i candidati perfetti. Mentre invece Kefka, a grande sorpresa, ha scavalcato tutti e si è accaparrato LD e Burst. Come potete vedere, questo è il primo banner che è presente a partire da oggi all'interno del gioco, dove appunto abbiamo Shadow, Kefka, Aerith e poi Burst ed LD di Kefka. Un banner che per me è addirittura forse fin troppo skippabile, se così si può dire, perché possiedo tutti. Kefka ce l'ho completo, Aerith ce l'ho completa, Shadow ce l'ho completo, quindi un banner che potrei decisamente skippare. Dovrebbero essere due però i banner, quindi vediamo qual è il secondo. Ecco, il secondo già ad esempio con Burst ed LD sempre di Kefka, quando io invece ero convinto che l'LD per la prima volta potessero essere due, in realtà il gioco mi smentisce dandomi due schiaffoni dritto in faccia, perché rimane dell'idea di avere una sola Burst, una sola LD per quanto riguarda il banner di uscita. Quindi sempre Kefka con Burst ed LD, però questo banner per me è decisamente migliore, perché comunque Freccia, la ex, mi manca. Seymour non ho praticamente nulla di lui, quindi potrebbe essere anche una scusa per ottenere qualcosa di lui. Lisa ce l'ho completa, se non erro male, però non mi interessa fondamentalmente. Per cui ottenere Freccia e Seymour potrebbe essere un'idea. Quindi poco male. Tra l'altro oggi esce anche la nuova Feod, quindi abbiamo sia l'evento Heretics che viene presentato con questa schermata ufficiale, dove appunto avremo la possibilità di ottenere nuggets sia per quanto riguarda le armi sia per quanto riguarda le armature. Ma novità ancora più grande di tutti è appunto l'inserimento della nuova Feod. Non c'è ancora la possibilità di... Giustamente io ancora non ho fatto il cambio orario, cosa di cui adesso rimedierò immediatamente. Però come potete vedere abbiamo la nuova Feod. Tra l'altro con il muro, wow! Quanti rush erano? Erano 5 addirittura, se non sbaglio. Guardate che figata. 5 boss... Cioè, anzi, 5 wave praticamente con boss diversi, con HP attack elevati, almeno secondo quella che è stata la descrizione del gioco stesso. Ci hanno descritto questa stage come piena di attacchi HP, quindi veramente veramente figo. E niente, io faccio un attimo il reset del gioco, così cambio anche l'orario per avere tutto in per avere tutto in scala, e poi ci ribecchiamo tra poco. Allora, siamo ritornati in gioco e mi ha dato altre news. Quindi, campagna del terzo anniversario, al momento non ho le traduzioni, però credo che si riferiscano al fatto di avere comunque delle free pull, almeno credo che quelle 4 siano intese come free pull. Poi vabbè, tanto materiale per potenziare le armi, sì, penso che questi siano comunque dei free pull. Poi delle chest dorate che conterranno comunque, penso, materiali probabilmente, che sono questi. Poi vabbè, il cambiamento delle cycle quest, che questo già ve l'avevo detto, dove non saranno più limitate, quindi non ci sarà più bisogno delle chiavi,
ma si potranno utilizzare permanentemente. Il ritorno del Carbuncle's Treasure, i libri che ovviamente devo andarmi a prendere assolutamente. E poi per il momento sembra nient'altro, però ci sarà da approfondire sicuramente questo discorso. Assolutamente ne avremo modo di poterne parlare in live, assolutamente. Qua invece ovviamente abbiamo la nuova Feod, dove adesso forse è cambiata la targhetta, perché qui a quanto pare c'è scritto vedi 16, boh, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Adesso andremo a vedere, adesso andremo a vedere. E poi ovviamente vabbè, il costume di Kefka in saldo con le gemme al solito con il pacchetto. Sì, vabbè, no. La targhetta non è cambiata perché sono ritornato targhetta giallo piscio, ovvero platino. Quindi ancora la targhetta mi sa che sempre diamante, l'ultima, però noi oggi siamo qui per un altro motivo. Non siamo qui per fare la Feod, anche perché comunque la Feod la farò successivamente, quindi non abbiamo bisogno di fare altro, ma ciò che dobbiamo fare oggi è ben diverso. Dobbiamo andare a trovare almeno la LD di Kefka. Dobbiamo andare a trovare almeno la LD di Kefka. Questo sarà il banner su cui punterò, dato che mi mancano sia Freccia che Simur, quindi con la scusa posso anche tentare di ottenere altro. Possiedo 172 ticket, non so quanti in realtà ne voglia spendere, se devo essere sincero. Vado un po' a braccio. Vado un po' a braccio perché non lo so, non mi sento particolarmente carico di voler spendere. Però Kefka secondo me ne vale la pena. Ne vale assolutamente la pena. Quindi penso che ne valga la pena. Comunque, io direi che ci siamo, perché ci siamo. Qua ho tutto pronto, perché io nel frattempo controllavo di avere tutto pronto. Cominciamo subito con i ticket, non perdiamo assolutamente tempo e che Dio ce la mandi buona. Anzi, Dio era in Jesus, ce la mandi buona.
c'è stato un piccolo connecting, o sbaglio? Potremmo aver chiuso già il banner, attenzione. Yes, LD di Kefka, ottimo. Bene, non mi è andata neanche tanto male. Non mi è andata neanche tanto male. Cioè, non ho speso tantissimi ticket. Mi è andata veramente, veramente bene. Veramente bene. Quanti me ne sono rimasti? 138. Beh, oddio. Qualche ticket in più magari lo vado a spendere. Mi fermo a 110, 115 ticket. Giusto per vedere se riesco ad ottenere qualche cos'altro, sia per Simur, magari anche per Freja, magari la X. Vediamo, giusto per tirare un po' qualche ticket in più. Quindi, top. Trovata la LD, era ciò che puntavo. Si va avanti. Va bene, direi che mi posso fermare qua. Direi che assolutamente mi posso fermare qua. Non ho motivo di spingermi oltre. Cioè, alla fine la LD l'abbiamo già trovata. Non c'è bisogno di rincorrere una burst. Anche perché comunque è buona come burst per quanto riguarda Kefka. Però diciamo che non è quel tipo di burst che io mi aspettavo potesse uscire in questo momento. La LD a mio avviso è decisamente migliore. Per chi non lo sapesse, la LD permette di ovviamente fare danni single target con danno splash anche ai non target, però la cosa forte della LD è che permette la modifica di tutti quanti i debuff inflitti da Kefka dal diventare normali a diventare framed, quindi trasforma praticamente tutti i debuff che Kefka infligge all'avversario in debuff framed. E anche la cosa che è veramente veramente ottima è il fatto che prolunga l'effetto di un turno di tutti quanti i debuff già esistenti. Quindi veramente, veramente top per quanto riguarda la LD. Sono molto, molto contenta, molto contento di averla ottenuta. Infatti probabilmente questa è la scusa ideale per fare Kefka Viola, dato che non lo avevo fatto in precedenza con la sua X Plus. Adesso con la LD sicuramente ne varrà di più la pena. Avendo anche comunque la character board a disposizione, penso che sia quasi obbligatorio averlo tra la schiera di personaggi, anche perché comunque i suoi debuff sono tra i migliori presenti all'interno del gioco. Anche lui presenta la meccanica di HP Silence, quindi sarà decisamente utile anche nella feud che sarà appunto utile nella feud che abbiamo in questo momento sbloccata. Quindi ho il team praticamente pronto per affrontare quella feud e adesso non mi resta altro che appunto mettermi sotto per fare la feud e poi cominciare finalmente questo evento di Heretics che sicuramente commenteremo, continueremo e completeremo in live su Twitch. Quindi
Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me. Spero che anche voi possiate avere fortuna con i pool. Io vi saluto, vi auguro una buona fortuna e ci becchiamo ovviamente alla prossima.